anche in Giappone rovinano le amicizie. Virgardi un'ombrellosa. Questo qua ti stringe il culo, riesci qua a cagare. Viene da ridere, non so perché. Si mangia. Bene ragazzi, qua è Stepney e bentornati in questo nuovo video. Finalmente posso iniziare a caricarvi i video che abbiamo registrato in Giappone. Considerate che ogni giorno uscivamo, cercavamo di registrare tutto ciò che ci colpiva, che ci sorprendeva o che ci piaceva condividere con voi. Questo significa che molte cose fra di noi quattro mates che abbiamo registrato saranno simili, ma ognuno sarà visto in un'altra ottica, perché non tutti la pensano allo stesso modo. Le sessioni di registrazione sono state lunghe, cioè ogni giorno si tornava a casa con tanto materiale registrato, e quindi non ci sono tot video specifici da portare sul canale. L'unica cosa che posso dirvi è che in settimana arriverà lo Step vs Food, perché lo abbiamo registrato, è venuto epico. Quindi ragazzi, spero che questi video da Giappone vi piacciono. Un pollicione in su, mi raccomando, arriviamo a 40.000 mi piace. Buona visione. Nuova giornata in quel di Tokyo. Konnichiwa. E piove. Ah, piove. Non è giusto. 12.000 yen lo compriamo. Cosa? L'ombrello. Ma 12.000 yen. Dai, ma stamattina non pioveva. Ti sei svegliato tardi, è normale. Vaffanculo. Poi i giapponesi girano già che cravatta e tu giri così. Un profugo immigrato. Io non la prendo l'acqua. Vai a comprare gli ombrelli, Surry. No. Ah, il kiwi. Per comprarli. Ci voglio stare sotto la pioggia. Abbiamo trovato un negozio che vende ombrelli. È un combini che vende tutti questi troiai. Guardate, sono di cose strane. Ci sono le carte di uno. Anche in Giappone rovinano le amicizie. Il Kit Kat al wasabi, quello che abbiamo mangiato all'evento che c'era stato a Milano. Cosa state facendo? Pin. Vai, metti il pin. Che stai facendo, Anna? Non farvi dire il pin della carta. Non capisco niente di quello che c'è scritto qua. Però sembra figo. Questa è tipo pizza col mais. Guardate, sono tipo tutti i piatti già prefatti. Ho fame ma non so di cosa. Ci siamo fermati a mangiare come barboni. Io sto mangiando del pesce fritto così di prima mattina. E la signora ci ha aiutato ad aprire l'ombrello, visto che non riusciamo ad aprire manco l'ombrello. Fai vedere come si apre l'ombrello, Anima. Io sono rimasto fedele ai donuts. Per veri americani. Virgardium ombrellosa. Chiudilo. Boom. Che cosa mangi? This is magic, baby. Cos'è questo? Io volevo una ciambella. C'è Brustel. No, non è un Brustel, sì, è una salsiccia mezza cruda con un impasto dolce attorno. Cioè, non è male, però... Minchia, sì. Sapori strani. Io volevo la donut. Io sto mangiando il pesce fritto. Sai che sa di granchio? Sì, ah, tipo crocchetta di granchio. Sa di granchio. Questo? Sì. Questo è tipo merluzzo. Basso ciò. Questo chissà che cos'è. Ma cosa stai dicendo? È con le verdure. Tipo bisogno. Beh, sono sapori strani, devi vedere quello che ti piace e quello che non ti piace. Qua. Verdure. Qua. No, no. Poi. È buono. Prendalo. Tutte verdure dentro. Mangeremo praticamente tutto il giorno, ve lo diciamo, eh. Qua le coche non ci sono. Ma... qua ci sono solo tipo i tè, i brodi. Ma che vendono i fagioli? Vendono no, i fagioli. Vedo anche la passata per il pomodoro. Questi sono tipo succhi. Ah, c'è la Monster però. Voglio andare a giro. Ho comprato un Cici Lemon, perché abbiamo trovato ovviamente altre di queste macchinette strapieno. E c'era la 7-Up, ma mi hanno detto che quella c'è anche in Italia, quindi... non me ne prende. Sì, c'è anche in Italia. Ma fanculo. Ti sto preparando la bacinella per farti lavare perché puzzi. Così che piove lo riempo. Papà, mi ha ucciso. Mi aiutate perché sono in difficoltà, per piacere. Prendi qui la bacinella, stronzo. Mi si è aperto sto coso. Aspetta, poso la GoPro. Grazie. Vedi che papà aiuta sempre. Ma questo è frizzante o no? Grazie. Possiamo andare, grazie. Stiamo fermando mezz'ora per prendere una bibbia. È particolarmente buono. Il comunque, comunque è diversa. Aspro. In che sia. Perché non è zuccherata. Non è zuccherata? Non è zuccherata? Se è aspro non è zuccherata, scusa. Ingoia. Ingoia. È proprio limone. Fresco al limone. È
tipo limonata, proprio limonata. Ma sei a sprezza concentrata. Sì, ma come... non c'è zucchero. Ma sai cosa sembra? Sembra più quelle, no, quelle medicine zucchero per lo stomaco, che quando ti fa male lo stomaco. Tipo. Citrosodina, no, per veri giapponesi. Proprio limonata. Questo qua ti stringe il culo e riesci qua a cagare. Niente a ridere, non so perché. Bella zi, fa una canna. Avete presente quando i giapponesi vengono nelle vostre città a fare un miliardo di foto e voi li prendete per il culo? Ecco, noi siamo i vostri giapponesi d'Italia. Konnichiwa. Cestini solo per lattine. In Giappone ci sono le smoking area per strada, perché non si può fumare in mezzo alla strada. Guardate, tutta la gente qua dentro sta fumando, ma per strada non fuma nessuno. E per le scale rigorosamente si cammina sulla sinistra, perché sennò ci si scambia e ci si fa confusione. Sono pazzi questi. Ah, però sono organizzati. Momento della selfie section. Boom, spaccate gli obiettivi. Aspettate che compro i fiori per la Marina. Non so quale prendere. Stefanino, ma poi si rovinano in viaggio. Per la Marina. Glieli regali a Firenze, erano ancora più belli. Va bene. Fermi, devo fare una dedica a Dexter. Labbra molto sexy. Questa è la statua di Ashiko, un cane molto speciale. Ora vi racconterò la storia a parte, ma la racconto qua nel mezzo. È un simbolo molto importante del Giappone. Tante persone fanno le foto, ma con rispetto nessuno sta accalcato alla statua. Fanno la foto tutti da lontano. Cercherò di raccontarvi in breve la sua storia. Ashiko era un cane che apparteneva ad un professore universitario che viveva a Shibuya e doveva ogni giorno prendere la metro per andare a lavorare. Ogni mattina il cane accompagnava il suo padrone alla metro e quando esso tornava alla sera lui era lì a riportarlo a casa ad aspettarlo. Un brutto giorno, purtroppo, questo professore ebbe un ictus durante una lezione che stava tenendo all'università e ovviamente morì non tornando più a casa. Il cane però, fedele delle sue abitudini e comunque del suo legame che si era creato con il padrone, restò ad aspettare lì alla stazione per tanto tanto tempo. È difficile che i cani in Giappone vengono lasciati così, però quello era un cane molto speciale. Addirittura i commercianti della zona gli davano da mangiare e da bere e purtroppo attese il suo padrone fino al giorno della sua morte, perché ovviamente non tornò più. Penso sia una storia veramente bella e mi premeva raccontarvela. È davvero importante il significato, appunto, il racchio della storia, è molto molto bello. Siamo nell'incrocio più famoso del mondo, dove passano più persone al mondo quando viene... quando scatta il semaforo verde, ed è quello che ha detto anche Vegas di Tokyo Drift, sì. Quando passano le macchine e poi la arriva sempre la folla dietro. Assurdo. Qua ci sono dei bambini che giocano sul mondo. Balliamo sul mondo. Ora andiamo là sopra, nello Starbucks, e vi facciamo vedere tutte le persone del mezzo. Figata. Abbiamo trovato un negozio di animali per strada che è veramente incredibile. Cioè guarda, ci sono gli animali in vendita. Oh mio Dio, è un bulldog francese questo. È un bulldog, svegliati. E la signora dentro ci guarda e ride, come per dire, ma che cazzo sta da fare? È bellissimo. Qua c'hanno tutti i ragazzi, qua un cinese ci andrebbe a nozze. Ma c'è anche un gatto qua sopra che si fa i cazzi suoi. Ma a proposito di animali, quando è che si mangia? Ah, perché questo negozio qui non è collegato a questo qui. Ragazzi, ovviamente scherziamo, eh. Anche io ho gatto e cane in casa, ovviamente non li mangio. E poi qui amano gli animali, quindi. E anche in Giappone 88 confirmed. Ragazzi, ma qua vendono i panini bruciati. Ma cos'è sta roba? Che formaggio è nero. Però Marco Tina ha detto che è buono, quindi mi fido. Sono i panini dedicati al... Ma vendono i panini bruciati. Sushi, ti prego. Questi sono i sushi bar. E chi cazzo se ne frega? Ti servono loro quello che vogliono, in teoria. Voglio il sushi. No, sceglierò io. No, è il sushi bar. No, vabbè, questo magari sì. Lo sai che qua, lo sai che qua ti parte uno stipendio per me. Non volevo il sushi. Su Rio e Vegas stanno chiedendo a dei poliziotti dove si può comprare la droga qua, perché non troviamo nessun negozio. No, regato. Regato. Ci hanno detto più lontano compriamo la droga senza problemi. Parlava inglese. No. Zero. No. Là c'è una sala giochi, ma la vediamo dopo. Ho fame! Oggi è live therapy day. Abbiamo fame. Oggi è un live therapy day, perché non avendo la connessione per stare in giro abbiamo solo, cioè giriamo tranquillamente, quindi abbiamo già aderito a un secondo giorno di live therapy day. O sbaglio? O sbaglio. Non ho capito come funziona la polizia. Ogni quartiere, ci ha spiegato Vegas, che ha il suo reparto di polizia così in mezzo alla strada. Infatti la criminalità è bassissima. Ragazzi, abbiamo 70.000 yen a testa. Di chi?
ricchi, no, sfondati. Se non tanti, ma non è vero. In realtà sono tipo 500 euro che per 6 giorni alla fine spendi per mangiare un po' di soldi. Soprattutto i trasporti costano tanto qui. La metro, i taxi costano un bordello. Abbiamo speso quanto? Quasi 100 euro per arrivare qua. Sì, abbiamo speso 100 euro di taxi. Ci sta alla fine, perché qui guadagna molto di più le persone, cioè lo stipendio, gli stipendi sono molto alti. E ora purtroppo è uscito il sole, quindi moriamo di caldo. Guardate, c'ho l'ombrello dietro, uccido qualcuno. Che figata assurda, ci sono tutti i cosini di sushi disegnati dentro, ognuno dentro una piattaforma. Ma volevo fare il video. Ho perso l'ombrello. Tu ordini e ti arriva tipo con la barchetta da sopra. Divertitevi, ragazzi. Trenino! Perché non avevi capito che facciamo così? Sì, ma non pensavo arrivasse da qui. Sì, perché qua siamo vicino alla cucina, quindi arriva vicino. Sì, dai. Sì, non trovo il cibo. Si mangia. Ti fa una ordinazione. Ma tanto arrivano le tue, aspetta che arrivano le tue. Qui c'è lo zenzero. Qua ci sono le salse. Posate. Qua c'è il tè. Cos'è il? Ma questo è wasabi? No, è tè. Acqua calda. Per ognuno dei lati, il mio dito sta lì. La prendete, riempite l'acqua, ci mettete il tè e fate tutto. È buono il tè. E loro abbiamo solo tè caldo, quindi tutti fanno. Questo è wasabi. Qua sopra prendete il piattino. Questo è wasabi. Guarda sopra. Ok, ordiniamolo. Monitor qui, la roba arriva da qui, come vedete. Questo è il mio tavolo, numero 60, io volevo l'88 ma non c'era. Quando hai preso da mangiare, ripisci il bottoncino e torna indietro il... piattaforma a domicilio. Vi giuro, ho spento la fotocamera, ho ordinato queste due cose, sono arrivate immediatamente. Un minuto dopo, un minuto. Megas invece si mangia la tempura, col wasabi. E Anima non sa ordinare. Non... non prendetela con chi non sa fare le cose, non è bello. Mi sono già macchiato. Il pezzo di salmone sopra è veramente grandissimo, però non sono capace a mangiarlo. Tu Anima? Allora, quello lì è un nigiri con salmone non scottato e un nigiri con salmone scottato, capito Anima? Non volevo riprendere, eh? Non è un nigiri con salmone non scottato e uno con salmone scottato. Ah, okay. Poi ho preso questo che è molto strano, però sembra molto soda al melone. Guardate. Dove sono le bacchette? Ah. No, aspetta, voglio farvi assaggiare se c'è. Ok, ragazzi, io ho ordinato un salmone scottato. Molto buono. E poi qui dobbiamo stare attenti perché non sappiamo quanto ordiniamo, quindi si spende. Altro cibo per Steph. Mamma. Così io ho mangiato poco. Sono arrivato a 6 euro. 900 yen. Un po' strano. È particolare. Vabbè, più particolare. Continuo a mangiare. La piovra.